Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodione dedicato ai vostri video. Eccoci qua con un'altra simpatica puntata dedicata ai vostri orologi e alle vostre collezioni. Ce la guardiamo tutta ad un fiato e guardiamo un pochino cosa ci volete offrire come antipasto, come orologi da assaporare, da assaggiare, da guardare, poi magari anche da mettere nel bagagliaio, nel bagaglio culturale per poi magari fare una decisione, no? Ma più che bagagliaio è la scimmietta che qua sopra che vuole essere sfamata, e quindi ogni spunto è buono. Lei la pensa così. Come partecipare lo sapete, basta che seguite le indicazioni che sono in sovrappressione. E oggi vi mostro l'orologio del giorno, che anche questa volta è il mio bellissimo Longines Skin Diver da 39 mm con il bracciale a chicchi di riso, quadrante nero, bag interna girevole, 300 metri di impermeabilità, orologio certificato cronometro. Più di così non si può. Via, bando ai discorsi inutili e iniziamo con il primo video. Ciao Davide, sono Flavio da Ciao. Copenaghen. Copenaghen. Hai già pubblicato uno dei miei video, ora ti Yes. mando un aggiornamento. Grazie. Qua ci sono i quarzini dei miei bambini, hanno Bellini. 5 e 3 anni. Il Belli. Rolex e l'Omega te li ho già fatti vedere. Questo Rolex è nuovo, è arrivato ad aprile, regalo a mia moglie per i suoi 40 anni, è un 31 mm, diamantini. Perfetto per il suo polso, lei ha un polso molto piccolo, tant'è che non riesco neanche a chiuderlo qua. Infatti Beh, le ho ritagliato una spugna in toppino. maniera tale da incastrarlo nella macchina del tempo, però a lei piaceva così, con i diamantini, e lo ha avuto. Orient Kamasu Bravo, con bello quadrante Kamasu. rosso ciliegia, poi abbiamo un Seiko 5 GMT, anche questo è arrivato da poco. Il mio Fantastico, alpinista, al quale ho messo un bello. bracciale aftermarket, e qua volevo un attimo condividere la mia frustrazione per il fatto che Seiko non metta dei cinturini di pelle decenti su orologi da 700 euro. Per un'azienda con tanta storia e con un fatturato importante, non ha senso dal mio punto di vista, però Seiko comunque è un marchio che adoro e di fatto ne ho tre. Qua c'è un altro Seiko, questo è un ritrovamento. Un mio amico ha un centro sportivo, l'ha trovato in uno spogliatoio. Dopo qualche mese che nessuno lo ha reclamato, mi ha chiesto se lo volevo, gli ho detto di sì, non dico di no a un orologio, anche se non l'ho mai indossato e non lo indosserò mai. Però a dire la verità, se fosse un automatico sarebbe un gran Lo bell'orologio. so. Ma è un quarzone. Qua c'è lo Swatch, Oh, non bello. si allinea neanche la lancetta cronometrica, proprio a far capire la qualità di questi giocattolini. Anche questo non l'ho mai indossato, ma è un regalo e i regali si tengono. Sì, ma il sistema per farla allineare c'è. Basta estrarre la corona e premere ripetutamente i numeri, il pulsantino a ore 2, in teoria dovrebbe muoversi la sfera cronografica di secondo in secondo finché poi la fermi dove vuoi. E poi volevo condividere con te il fatto di aver visto di recente il video di un orologiaio olandese che apre un Powermatic 80. Sul rotore del Powermatic 80 c'è scritto High Tech Escapement, ma poi quando lo apre completamente fa vedere che lo scappamento in realtà è di plastica, mentre tutti gli ingranaggi sono ovviamente di acciaio, proprio lo scappamento che dovrebbe essere high tech è di plastica. Io mi Quello. chiedevo se tu ne sei al corrente, se gli amici del canale ne sanno Certo. qualcosa, se tutti i Powermatic hanno uno No. scappamento di plastica o se solamente quel particolare modello di quella particolare marca, che non mi va adesso di dire, però è un video, è su YouTube, chiunque lo può andare a trovare, anche se in inglese. E ovviamente a noi appassionati sono cose che danno fastidio ed è anche una presa in giro No. a chiunque, a tutti gli acquirenti, a prescindere che siano o no appassionati. Ti mando un saluto da Copenaghen.
grazie per tutto ciò che fai per noi appassionati. Un salutone, no, ma io, Ciao. ciao, mi cado dalle nuvole quando mi fanno queste domande perché io ho fatto un sacco di video parlando di questi calibri qua, c'è proprio un paio di video nei quali spiego due separati video e vuol dire che non li guardate, cioè è sempre facile fare la domanda, no? Senza prima andare a vedere se qualcuno ha già fatto quella domanda e ha ottenuto risposta, se no qua si va avanti sempre con le stesse domande, no? Guardate i video se vi interessa la mia opinione, guardateli, se non vi interessa la mia opinione non guardateli, ma allora non fatemi nemmeno la domanda. Il Powermatic 80 è in tre declinazioni, quella base a 23 rubini, riconoscibile dalla scritta 23 rubini, ha lo scappamento e l'ancora in high-tech, materiale sintetico, volgarmente si può dire plastica, ma non è plastica, è un materiale high-tech, non è una presa in giro, te lo dicono, c'è scritto high-tech, è scritto dappertutto. Il Powermatic, quello con base ETA C0, non mi ricordo, no? Ha lo scappamento in materiale sintetico. Punto. Non è nessuna presa in giro. Il PRX che tutti avete al polso ha quel calibro lì, lo usate su. Poi ci sono altre versioni del calibro C07 di ETA che hanno lo scappamento tradizionale, altre hanno la spirale Nivacron. Ci sono di vari tipi, ma non è né una presa in giro, perché è chiaro, è sempre detto da tutti, semplicemente tu non sei a conoscenza del fatto che con il termine high tech viene identificato quel materiale sintetico. Cosa pensavi fosse high tech? Diamante? Molibdeno dorato con gli inserti in alcantara? Non lo so io cosa pensi. Quello è. Ma è tutto nero su bianco, esplicito su YouTube, dappertutto, sulla letteratura e anche sui miei video, quindi perché non guardate i video? Non lo so. Prossimo video. Ciao Davide, sono Giacomo Ciao, da Modena, ti faccio Giacomo. vedere velocemente la mia piccola collezione di orologi, piccola Vai. perché ho iniziato da poco, per colpa tua, Va peraltro. bene. E solo orologi automatici. Poi mi dico perché Davide ha un canale che parla e descrive solamente orologi automatici. Perché in tanti fate vedere le vostre ciofeche a batteria con 2B? Cioè come se fosse un canale che parla di moto da corsa e se ne escono quelli con i loro scooter. Che peraltro li chiamano anche moto. Per me sono due cose completamente diverse. Non sono d'accordo, io non sono d'accordo, qua ti blocco, non sono d'accordo, è giusto che ogni utente mandi il video con gli orologi che ha e che preferisce, eh? Altrimenti dovrebbero mandare gli orologi che piacciono a Davide, me ne mandano quei due o tre che a me piacciono e basta, per assurdo, sempre quei video lì. No, io voglio vedere i vostri orologi, quello che vi piace a voi, che poi se a me non piace, non vi deve interessare, io ve lo dico, ma a voi non vi deve interessare, voi dovete andare avanti per la vostra strada. Se vi piacciono gli orologi a quarzo, open art, con i numeri romani, grandi così o come volete voi. È giusto che a voi piacciono quelli lì. Poi io vi prendo un pochino in giro, vi perculo perché fa parte del gioco, vi diverto, no? Ma penso veramente così. Però esagero un pochino perché è il mio modo di fare. Questo non significa che voi non dovete mandarmi i video con i vostri orologi al quarzo. Anzi, ben vengano. Perché come voi ce ne sono altri che. E poi ce li ho anch'io gli orologi al quarzo. C'ho due Timex, c'ho un Echo Drive della Citizen, c'ho un Longines. No, al quarzo non ce l'ho ancora il Longines. Ce l'avrò. Ce li ho gli orologi al quarzo, non c'è problema. Vai. Comunque ci sta a ridere, a scherzare, fa sempre piacere. Parto subito con questo swatch E automatico. invece è bello questo, no? Ora no, ora giusto per rimarcare, per rivangare, hai fatto tutta la battaglia contro quelli al quarzo, poi vieni con lo swatch automatico, come dire, io sono dalla parte del giusto. Va benissimo, però no, non è che uno si deve erigere tanto a difensore della fede, il detentore della spada della verità, e poi dopo saltare fuori con lo swatchino, capito? Nel 1991, ricordo di mio padre. Sì, ok, è uno swatch, niente di che, però ha la sua piccola dignità, perché monta sempre un calibro ETA Va ed è bene. perfettamente funzionante. Dopodiché, passo a questo classico, Seguo 5. Seiko 5, che ha un forte valore affettivo, perché mi è stato regalato da un collega a Maserati che è andato in pensione, ovvero è stato il mio maestro, che mi ha affiancato e guidato in questa azienda e mi ha fatto crescere. Cioè, va in pensione, anziché fare il regalo noi a lui, lo fa lui a noi. Questo Bravo. perché era un grandissimo amante degli orologi. Dopodiché, ti faccio vedere questo Hamilton col calibro H10, un orologio bellissimo per la sua omogeneità e compattezza. Questo
Questo l'ho acquistato proprio dopo aver visto la tua recensione sul calibro Eccolo qua. H10. Bravo, te hai visto la recensione del calibro H10, che altro non è che una versione dell'ETA C07 di cui prima, no? Te l'hai visto il video? Quell'altro no, non l'ha visto, non l'ha guardato, non si è nemmeno premurato di cercare di capire cosa penso io di quel calibro lì. E questo mi fa inalberare, no? Quando mi fanno le domande a cui ho già risposto e non vogliono perdere tempo ad andare a guardarle. Infine, e se non mi dai il toppino, mi incazzo a livello amichevole, ovviamente. Questo Seiko della linea Presage con la complicazione della riserva di carica ed è un orologio con l'O maiuscola proprio Con l'O perché maiuscola. spacca letteralmente il secondo. Cioè, io sfido qualsiasi Rolex, Omega o chissà quale orologio. Tant'è che pensavo fosse un orologio al quarzo a batteria camuffato da orologio automatico. No, spacca proprio il secondo in qualsiasi posizione. Se proprio sta per scaricarsi e perde quei 2 secondi, allora l'orologio lo lascio in posizione orizzontale in modo da resettare l'errore e da portarlo preciso al mattino. Oppure se guadagna più 1 secondo al giorno lo metto in posizione. Sì, va bene, ma te ti droghi pesante, cioè a controllare tutti i giorni l'orologio, 1 secondo, allora lo metto di così, se 2 secondi lo metto a pancia in su, è precisissimo, è come meglio di Rolex. Vabbè, diamoci una calmata, è una botta di culo, hai avuto fortuna, è un calibro del Seiko base, di quelli base, regolato come viene regolato, ti è andata bene, evviva, 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 ma mo non stare a scassare gli scatoloni a metterlo con due per far recuperare 2 secondi, il secondo, oh. Furio di Carlo Verdone e Magda lì, e niente. Verticale sempre durante la notte della serie. Sei incazzato, arrabbiato, nervoso per qualsiasi motivo, guardi il tuo orologio che va preciso e ti passa tutto. Per me è proprio questa l'essenza dell'orologio meccanico, cioè gustarselo anche nella sua precisione, per quanto è possibile, Vabbè. ovviamente. Poi voglio Poi. farti vedere questo orologio a pendolo. È così. Assemblato da me, è un puzzle che ho acquistato su Amazon. Sono in pratica dei fogli di legno che si assemblano. Vedi Di questo balsa. particolare con i perni, l'acciaio, i rini che in realtà sono delle plastiche. Però consiglio a tutti gli appassionati di farlo, anche a te, Davide, perché è molto molto Sì, istruttivo. Sì, ok, c'è un penso. pendolo, non c'è un bilanciere, però il concetto è molto molto simile, giusto per giocare a fare i piccoli orologiai, vedi qua il monocolo, il kit gantt. Poi vorrei consigliare anche a tutti gli appassionati questo bellissimo libro, molto ma molto tecnico, scritto da ingegneri, purtroppo a me la mentalità da ingegneri, poiché faccio Maserati, automotive, però la mia mentalità è sempre quella. Lo consiglio a tutti perché spiega molti dettagli sulla precisione dell'orologio, sul perché un orologio va più preciso o meno anziché un altro. Niente, Davide, ti Oh. ringrazio per il tempo che mi hai dedicato e Figurati. ci sentiamo al prossimo orologio. Ciao, Lob. Ciao 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 Love, ma mi hai fatto vedere tre orologini di cui il tuo Seiko Presage, del quale eri estremamente innamorato, c'è poco da dire. Simpatica anche lì quella cosa della costruzione di balsa, no? Cos'è? Il vitello dai piedi di balsa mi viene in mente. Questa costruzione che insomma ti va un pochino a emulare il terreno del tempo, i meccanismi, dai, simpatica. Il libro lì che è molto tecnico, poi l'hai consigliato, ma insomma, secondo me non è per tutti, anche a vederlo così troppo tecnico, cioè a un certo punto a uno gliene può anche, cioè, delle cose troppo tecniche di un orologio, gliene può anche fregare di meno, no? Sì, va bene l'infarinatura, sapere come è fatto un calibro, come si muove, le caratteristiche, tutto quello che vuoi, ma poi andare a studiare il momento torcente, la forza di gravità, anche no, capito? Cioè, perlomeno per me, poi se uno vuol farlo l'orologiaio, ma queste cose qua secondo me non le sanno nemmeno gli orologiai, perché le sanno gli ingegneri, è un'altra roba. Dai, prossimo video. Ciao Davide, Ciao, sono Alessio dalla Alessio, provincia di Ascoli Piceno. Piceno, Ti seguo con grande interesse grazie. e inizio subito a farti vedere la mia collezione di orologi. Vai. Io sono particolarmente appassionato di orologi anni 60.
Iniziamo con questo bellissimo cronografo della Tissot, Movimento Lemania. L'avevo preso, non era proprio in queste condizioni, l'ho fatto revisionare, sostituito anche la corona con una logata e un orologio molto Sei affascinante, un po' melenzino, che eh? apprezzo Vai. molto. Poi andiamo avanti con questo Zenith Respirator. Bello. Anche questo qui, appena preso, era in pessime condizioni, muffa sul quadrante, vetro rovinato, un ottimo restauro ed è tornato, direi, Basta, in mi condizioni. dispiace, sei bocciato. Via. Questo video qua lo eliminiamo e passiamo al successivo. Troppo, troppo lento. 4. Vai. Davide, buongiorno e Buongiorno. buongiorno a tutti gli amici dei Contatori del Tempo. Contatore del tempo, vai. Allora, sono Gerlando, ti ho già mandato un video, sono l'amico del canale che viene da Agrigento e che lavora a Massa. E oggi ti mando il secondo video facendoti vedere altra parte della mia collezione, ossia quella dedicati ai cronografi Tag Heuer. Dai. Allora, io sono un appassionato di Tag Heuer perché comunque il marchio è legato al motorsport. È Sì. legata a doppio filo al motorsport e quindi tutti nel periodo d'oro dell'automobilismo, sia gli anni 70, 80, comunque i veri piloti indossavano cronografi Tag Heuer. Negli anni 60-70 che i Tag Heuer non esistevano nemmeno, cioè sono arrivati negli anni 80 i Tag Heuer. Indossavano gli Heuer. Tag Heuer è entrata in Formula 1 nell'84, se non mi sbaglio, con la McLaren, quando ha cominciato a marchiare il motore Porsche, Tag Porsche, se non mi sbaglio, eh. Quindi iniziamo con il primo. Il primo è naturalmente il Tag Heuer Monaco. Oh, ci piace, Allora, top. questa lo acquistai nel 2009 quando Tag Heuer fece l'upgrade del modello, ossia lo dotò di calibro 12 e di vetro in zaffiro. Lo comprai in una maniera impensabile al giorno d'oggi. Infatti telefonai ad una grossa gioielleria di Forte dei Marmi, gli contrattai il prezzo per telefono e gli dissi: lo voglio venduto con un 20% di sconto, ve lo pago 2600 euro. La gioielleria me l'ha messo da parte, dopo 20 minuti sono andato a prenderlo. È bellissimo. Poi naturalmente ci ho messo il suo cinturino racing e un vezzo che è stata la deployanne con la scritta Heuer, che secondo me è bellissimo. Naturalmente col quadrante blu, come diciamo, lo indossava Steve Yes. McQueen. Ora, il secondo pezzo che ti faccio vedere invece è un Tag Heuer Monza. Tag Heuer Monza, Top. stiamo parlando di una riedizione Heuer Classic dei primi anni 2000. È di un calibro piccolo, penso che sia sui 37-39 mm. Ecco. Alla scritta Heuer e non Tag Heuer. Ci sono modelli, lo stesso modello è stato venduto anche con la scritta Tag Heuer e alcuni esemplari avevano il movimento Zenith. C'è il fondello chiuso con la scritta Heuer, la sua fibbia d'ardiglione. E mi è stato venduto con questo bracciale rally che è veramente fantastico. Allora, poi passiamo ad un altro modello iconico per Tag, che sarebbe l'Autavia. Eh sì, e vuoi L'Autavia top in anche qua, dai, colorazione top. nero, Orange Boy, per quei dettagli sul contatore arancioni. È di una misura importante, monta il calibro 11, che ha appunto il modulo Dubois de Prat e si vede anche dalla colonna di carica sfalsata rispetto ai pulsanti cronografici. E poi naturalmente c'ho anche
Io ho acquistato successivamente il cinturino traforato che lo rende più racing, ma ancora non gliel'ho montato. Ecco, ora ti parlo di un intermezzo che esula dai cronografi da Goyer, nel senso che mi mancava un Carrera, giusto? Ho sempre ammirato il Carrera e di punto in bianco mi arriva un'inserzione, una mail di una gioielleria che mi proponeva il 30% di sconto su Hamilton, quindi non ho potuto resistere e ho comprato Bravo, l'Intramatic. bello. L'Intramatic preso ad un prezzo meraviglioso, si sta parlando di un anno e mezzo, 2 anni fa, l'ho presa a 1500 euro. Ora è aumentato di assai, l'ho voluto proprio meccanico, Ce l'ho anch'io. in modo tale da non avere la finestra data di cui ne faccio volentieri a meno, e perché tutto sommato mi piace ricaricarlo, mi sa come una cosa romantica ricaricare l'orologio. L'ho preso volontariamente col cinturino in pelle perché comunque penso che il bracciale milanese lo appesantisca un Sì, pochettino. quello E sì. poi comunque guardando il sito ho visto che si può acquistare, cioè nel senso non è eccessivamente costoso come possa essere un altro bracciale. Penso che sia un cronografo meraviglioso. Sì, ce l'ho È anch'io. veramente non ha nulla a che invidiare ad altri Non ha nulla cronografi. da invidiare. Naturalmente però mi mancava sempre un Carrera e quindi acquistai questo Tag Heuer Carrera calibro 1887 braccialato con fondello a vista. Lo comprai dal Giappone, con la giusta misura tra il prezzo di costo e i dazi doganali. Riuscii a prenderlo comunque ad un costo inferiore a quello che lo potevo trovare qui in Bravo. Europa. Bello, un po' Sì. spesso, forse un po' pesante, no? Comunque. A me, tra tutti questi, il Carrera cronografo così è quello che piace di meno, proprio come aspetto, come stile, no? È veramente, a me mi ricorda, ora non vorrei essere offensivo nei confronti di questo orologio, per l'amor del cielo, però mi ricorda un po' i patacconi da centro commerciale, quei cronografi così a quarzo che con questo stile qua, cioè, non ha niente di pregiato, secondo me, che mi attira, non ha appeal nei miei confronti, questo cronografo. Un orologio, un bel cronografo Carrera. Dulcis in fundo, volevo naturalmente un Carrera un po' più classico e quindi è Oh, arrivato ecco fatto, questo. questo È mi arrivato piace di più. questo, un Carrera a tre contatori, Questo sì. fondello chiuso e penso che sia, diciamo, più iconico dell'altro. Automatico, naturalmente. Ed è un bel orologio. Per completare la mia collezione di cronografi Tag Heuer, ti faccio vedere naturalmente un Formula 1. Oh, Mi mancava un Formula 1, quarzo. mi piaceva l'idea di avere un quadrante Golf, che è tipico della casa, e ho preso questo Formula 1. Stiamo parlando di un orologio al quarzo, però tutto sommato il Formula 1 per Tag è un entry level. E Tag e Mondo e Mondo sono conosciuti per essere a batteria, E quindi? come dici tu. E quindi diciamo che i Formula 1 meccanici non sono proprio così, non hanno questa grande storia. E penso che tutto sommato un Formula 1 di Tag a batteria ci può Ah, stavi stare. cercando di Concludo autoconvincerti. facendoti vedere il bracciale dell'Autavia, che penso che sia Bello, bellissimo. simpatico. Anche se sinceramente non ce l'ho mai montato, non l'ho mai montato perché mi piacciono Rovinato. di più col cinturino in Sporco, pelle. cos'è? Davide, ti saluto e ti chiedo di valutare la mia collezione di cronografi Tag e spero di avere messo qualche top. Un Sì, abbraccio e tanti saluti a tutti gli un amici del abbraccione. I canale. top li hai presi, sì, perché sono tutti begli orologi. Anche quelli che non mi piacciono a me sono sicuramente be begli orologi. Quelli che non mi piacciono a me sono chiaramente quello al quarzone ultimo lì. Secondo me, per me non ha senso spendere tanti soldi in un orologio al quarzo così, cronografo poi. Però è sempre un'opinione personale, non, niente da dire. E poi il Carrera, quello con quell'aspetto che mi ha, dopo mi hai fatto vedere il Carrera lì, quel secondo che è arrivato, quello con i contatori al
3, 6 e 9, e allora lì è tutta un'altra roba, molto più carino. Comunque, oh, una collezionona di cronografi, c'è anche da spenderci dei soldi, perché come sapete a livello di costo un cronografo costa sempre maggiormente rispetto all'equivalente solo tempo, no? Quindi bisogna proprio essere convinti, decisi. Io ho due cronografi, l'Hamilton a carica manuale come quello lì che hai mostrato te e lo Speedmaster. Poi non è che mi lancio tantissimo nei cronografi, magari le Primera un giorno se facessero una cassa da 40 potrei anche prenderlo in considerazione, al momento è lì da parte che non ci si pensa, va bene? Prossimo. Ciao Davide, un saluto a Ciao te e a tutti quanti. tutti quanti. Sono Gaetano dalla provincia di Napoli, quello Gaetano. logorroico, prolisso e come mi hanno detto in tanti, in parte hanno pure ragione, ma purtroppo quel video non doveva essere inviato, ne avevo fatto un altro di 7 minuti e mezzo, però purtroppo non l'hai scartato, l'hai pubblicato. Ti volevo fare un piccolo, velocissimo aggiornamento sui miei orologi. Vai. Ricorderai che ero in attesa del bracciale dalla Oris 3 settimane, in realtà ce ne hanno messe due. Io avevo il cinturino in cordura, ecco il bracciale in acciaio, è tutta un'altra cosa. Sì, Adoro, sono innamorato di questo orologio. È il mio everyday propilot. watch, è enorme, un bel cipollone, però lo amo questo orologio. Oh, È il se ti mio everyday piace. watch, lo uso tutti i giorni e guardo più l'orologio che l'orario. Eh certo. Poi, da come si può vedere, alla fine l'ho preso l'Econoitra. Questo che voglio Ah. riprendere con la complicazione delle fasi lunari e lo adoro. E ho preso anche il full lume, come avevo detto. Mi piace più da possedere e guardare insieme agli altri, però anche sul braccio ovviamente. Certo. Monta un onestissimo SV200-1, Meno molto 1. preciso devo dire. SV200 meno 1 è una nuova complicazione matematica, cos'è? Un'equazione, no? SV200 barra 1, no, non è meno 1. La prima versione, cioè, vabbè, dai. Poi, altro acquisto non compulsivo, come dice qualcuno, ma questo qua l'ho comprato. Allora, questo mi piaceva tantissimo, tantissimo. Mi piace questa data che non si vede, ma è rossa su sfondo nero, e a me Sì, questo anche dettaglio piace. Certo, la a qualità è me. quella che è, addirittura inferiore all'Econoitra, però mi piace. Quando apro il cassetto e ho tutti gli orologi schierati lì, mi piace vederlo, perché sinceramente la qualità mi ha deluso, ma ho anche pensato di rivenderlo, ma lo rivendo, sinceramente poi mi dispiacerebbe sicuramente. Troverò un'occasione probabilmente in spiaggia per metterlo, tra l'altro subacqueo 30 atmosfere, quindi secondo me Oh, è l'ideale bell'orologio è sto la qua. spiaggia, il mare, i bagni. Io che non portavo gli orologi in spiaggia, ma penso che cambierò, e quindi ecco me lo tengo perché, ripeto, mi piace. Oh. In ultimo poi un orologio che desideravo tanto, sono riuscito a trovare, è questo Tag Heuer. Adesso c'è un po' di spazio, questo Tag Heuer acciaio e oro, calibro 16, quindi il classico 77-50 Sì. modificato da Tag Heuer, personalizzato, e questo è diventato il mio orologio preferito insieme Addirittura. Non all'Oris, mi che fa adoro impazzire. portare tutti i giorni, e agli altri Bravo. perché ogni tanto mi prende la scimmia e devo indossare un Tutti. orologio in particolare, mi prende una scimmia in particolare e devo indossarlo. Questa è, come puoi vedere, la lavorazione della cassa classica Tag Heuer, e questo praticamente è il mio secondo orologio usato. E devo dire che mi stanno piacendo più gli usati che i nuovi, anche perché ho notato che mi piacciono molto di più gli orologi di 10 anni fa che quelli attuali. Incredibile, ma vero. Ti ringrazio per l'attenzione. Vabbè, Ma sì. andiamo al lavoro, va. Vediamo, vediamo. Stamattina quale ho voglia di mettere? È sicuramente lui, come al solito. Poi dopo ho mangiato, però. Nel pomeriggio voglio usare lui. Sì, anche comodo. Come sei bello. Sì, però domani mattina, cliente importante, metto lui. Quanto mi piace. Signore mio, ha fatto tutta la scenetta, ma ce n'è di gente malata in questo mondo, ce n'è di gente malata, si è fatto tutta la scenetta da mandare qua, cioè mi scappa da ridere. Secondo me poi il video, hai visto quanti tagli che avevano il video, perché lui si è spaventato, perché l'altra volta gli abbiamo dato del logorroico, del lungo, del lento, no? Stavolta ha fatto tutti i tagli e secondo me ha anche velocizzato un pochino il video, perché la voce è un pochino più veloce, no? Ha voluto riprendersi un pochino. Bravo, come dire? Sei il classico appassionato bimbaccione, mi viene da dire, no? Ingenuo, cioè, vabbè, dai, simpatico, quello che vuoi. Begli orologi, nulla da dire. Mai, non è mai portato, ecco, mi ha colpito che non è mai portato un orologio al mare.
Ora ci vuoi portare glissine e speriamo che ce lo inizi a portarcelo perché sono stati costruiti per andare in mare, per andare sulla spiaggia, per andare in barca e non portarceli significa, cioè, allora partiamo dal presupposto, ti piace indossare l'orologio? È una passione? Sì. Allora, nel momento in cui tu vai al mare, tutto quel tempo che passi sulla spiaggia è tempo che hai tolto ad indossare un orologio. Cioè, dovresti ragionarlo così in negativo, no? Ora, dicendo negativo, mi viene in mente Selitas SV200-1 e anche lì siamo andati. Va bene, dai, sarà meglio chiuderla qua prima che cominciamo a perculare troppo l'amico che non se lo merita, è stato simpatico. Qualche cappellata l'ha detta, ma d'altronde. Ragazzi, mi sembra di aver detto tutto. Spero vi siano piaciuti i video, gli orologi, anche i video tagliati, quelli che abbiamo dato un schiaffetto qua dietro, gli ho detto torna a casa. Stavolta non ce l'avevo voglia, ragazzi, l'ho tagliato perché prevedevo già innanzitutto sul sottofondo c'erano le voci dei familiari che già davano fastidio. Poi ho cominciato a dire, ho detto, altri 7 minuti così non ce la faccio. Chiudere, via. Così l'amico l'ha visto e ha la possibilità di rifarlo un pochino più spigliato. Vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube. Love.